A chi dei due passerà la palla? A chi? A Patrick! Grazie, Ralph. Ora conoscerete il mio tiro micidiale. E sento che segnerò! Segna, Patrick! Vai! Ha segnato! È il tiro preferito da Patrick, al volo da fuoriari. Ho fatto gol, ho raddoppiato! Sei grande! Siamo in vantaggio per 2-1, siamo troppo forti! Che gol, sei stato fantastico! Bravissimi, hanno perfezionato la loro tecnica. Quei sette sono tornati ancora più forti di prima. Vinceremo, non possiamo perdere! Andiamo ragazzi, dobbiamo segnare il gol della sicurezza! Non ti preoccupare, Jack, stavolta lo fermo io! Va bene, vai! Vai, Mark! Diavolo! No, questa la intercetto io! Patrick! Prendila! Che assist! Vai, Patrick! Corri a segnare! Tira! Mi dispiace, ma non sei abbastanza bravo! Maledizione! E così hanno pareggiato. Già, Nico ha una grande tecnica. Quando parte palla al piede non lo fermi più. Il calcio sudamericano è completamente diverso da quello europeo. È un'altra preparazione, un'altra mentalità. C'è sempre da imparare. Ma la smetti di entusiasmarti tanto? Ma che fai? Tifi per i nostri avversari? Non ho ancora capito da che parte stai. Sto solo dicendo che Nico mi sembra un buon giocatore. E siccome facciamo parte tutti della stessa squadra, non so decidermi per chi tifare. Un momento. Chissà per quale motivo il nostro allenatore non ha utilizzato Nico nella partita contro la Thailandia. Se avesse giocato avremmo vinto molto più facilmente. È inutile che vi impegnate fino allo spasimo. Tanto il risultato sarà sempre a nostro vantaggio. Ritiratevi. E comunque, se ancora non l'avete capito, sono io l'arma segreta della squadra giapponese. Tom, cerca di farmi un bell'assist. Il terzo gol. Voglio segnarlo io. Va bene, Mark. Farò del mio meglio. Effettuato un lancio lungo per Mark. Dai, Mark, corri, salta l'avversario e vai verso il centro. Mark, non sarai... Non vorrai tirare mica da lì. Apri gli occhi, Nico, e sta a vedere. Con questo nuovo tiro che ho preparato con cura riprenderò il posto che mi spetta. Guardalo, è un tiro potente e preciso.
Ma che razza di tiro era? Ma com'è riuscito? Anzi, come diavolo è riuscito a calciare in maniera così potente e da quella distanza, poi? Ragazzi, dovete ammettere che è molto più potente del tiro della tigre. Questo è il mio tiro, Nico. Sai come si chiama? Il tiro del dragone! Il tiro del dragone! Nemmeno in Serie A ho visto un tiro così devastante. Ehi, una volta Mark e Holly giocavano fianco a fianco. Pensa che spettacolo! Il Giappone sarà molto temuto. Ho paura che il prossimo torneo in Asia sarà molto difficile. Se il Giappone parteciperà alla Coppa del Mondo Giovanile, dovrò darmi subito da fare per essere al massimo della mia condizione. E ce la farò. Ce la farò. Su, sveglia, non lasciamoci impressionare da un tiro. Yoshikawa ha ragione, possiamo ancora ribaltare il risultato. Vai, forza, corri, vola sulla fascia. Devi assolutamente arrivare sul fondo e crossare. Devo dire che è uno dei migliori. Paragonati a noi sembrano dei principianti. Fine della corsa! Dannazione, aveva capito tutto. No, no. Mi dispiace, Mark, ma non puoi assolutamente permetterti il lusso di infortunarti. Anzi, vai a piazzarti al centro dell'area e quando ti arriva la palla buttala dentro come hai fatto prima. Per me va bene, così tiro un po' il fiato. Vado a piazzarmi là e aspetto che mi passiate la palla. Sento che il gol è nell'aria. Tieni. Palla a te! Come palla a me? Mi ha preso in giro un'altra volta! Clifford! Eccomi! Tom! È mia! È uno spettacolo vederlo. Si sta divertendo, vero? È giusto così. I sette del Giappone reale sono tornati e stanno mettendo sotto la nostra squadra. Sono migliorati, non c'è dubbio. Hanno fatto degli enormi progressi e si vede. Sono ancora più forti e motivati di quanto potessi immaginare. Pronto, Mark! Buttala dentro! Ha riprovato quel tiro! Certo, il tiro del dragone! Mi dispiace, Mark, ma stavolta la palla la prendo io. No, Nico! Posso sbagliare. Sono io l'arma segreta del Giappone. Entrerò in scivolata, gli toglierò il pallone dai piedi, a costo di commettere un fallo. Nico, fermati, che fai? Ti fermerò! Questo è il 4-2! Micidiale. Non c'è modo di fermarlo. Mark ha un tiro veramente irresistibile. Ha una potenza esplosiva. Ha bucato la rete.